La Pieve di Sant'Antonio Soca nell'adiacente area etrusca sono un gioiello storico architettonico per tutto il Casentino. Si trovano nel comune di Castel Focognano che nella conoscenza comune sembra abbia poco altro da mostrare. Non è così. È una zona che ha diverse peculiarità storiche, artistiche, architettoniche di rilievo da poter ammirare. E questo è stato il tema dell'evento di domenica scorsa nel prato adiacente all'area archeologica di Socana. Le bellezze dell'area etrusca sono state illustrate attraverso il sito ilbelcasentino.it e il libro Architettura e Natura in Toscana, relatori della serata Alessandro Ferrini, autore del sito e della pubblicazione, e il professor Armando Cherici. Qui siamo a Pieve Socana, dove c'è un'area etrusca molto importante, forse unica in Italia, se non ce ne può essere un'altra, ma di minore importanza, e pertanto riscuote sicuramente un successo abbastanza importante, da poco restaurato grazie alla precedente amministrazione comunale. Io sono sindaco qui da un mese poco più e abbiamo voluto proprio fare il primo evento culturale proprio qui in quest'area etrusca, perché chiaramente la suggestività dell'ambiente e il posto portano sicuramente tanta cultura, con la presenza questa sera poi del professor Armando Cherici, una persona di cultura immensa. E qui siamo proprio in presenza della storia che vive ancora oggi. Questo santuario etrusco è nato su un'occasione di mercato, e se parliamo di mercato sappiamo, apriamo il giornale, tutti i giorni si parla di mercati, sono mercati ormai enormi, internazionali eccetera, ma qui questo santuario è nato per garantire un mercato che qui si svolgeva e che sotto la garanzia del dio di allora aveva delle caratteristiche migliori che altri mercati, e quindi è nato un'area etrusca, è nato un santuario etrusco, e questo santuario ha proseguito poi addirittura in età cristiana con la pieve meravigliosa che vediamo qui appunto alle nostre spalle. Quindi stasera parliamo del commercio di etruschi per capire anche la nostra cultura, la nostra civiltà, la nostra economia che è nata 2000 anni fa e che ancora ripete i suoi riti. Thank you.